Per vedere gli effetti della rotazione terrestre nei due emisferi, emisfero boreale e australe, nord e sud, andiamo in Kenya, esattamente dove passa la linea dell'equatore. Qua appunto passa l'equatore. Siamo in questa località a più di 2000 metri e c'è questo signore che ci fa vedere un esperimento. Versa dell'acqua in una bacinella, c'è un foro che adesso lui tiene chiuso con il dito. Mette sulla superficie dell'acqua un bastoncino, un fiammifero per esempio, uno stuzzicadenti, e fa vedere che questo bastoncino non ruota, rimane praticamente fermo. Ci fa vedere anche, ecco, si vede che il bastoncino non ruota, ma ci fa vedere anche come esce l'acqua dal foro. In particolare si vede che l'acqua non si attorciglia, non si arrotola, cioè questo filo d'acqua scende giù dritto senza attorcigliarsi. Poi questo signore raccoglie tutto e va, si sposta dall'equatore, va una ventina di metri più avanti, va verso l'emisfero, va nell'emisfero nord. E qua, vedete il cartello, qui ci passa l'equatore, quindi si è spostato di una ventina di metri e qua ripete l'esperimento nell'emisfero nord. Fa vedere che i bastoncini qua invece ruotano verso, in senso orario. Cioè in pratica l'acqua sta curvando verso destra, quindi l'acqua sta, adesso il foro è aperto perché non lo tiene lui chiuso con il dito, quindi l'acqua sta cadendo nel secchiello sotto alla bacinella e l'acqua sta cadendo avvitandosi, quindi ruotando in senso orario. I bastoncini sono trascinati dal moto dell'acqua in senso orario e noi sappiamo già dai video precedenti che nell'emisfero nord le traiettorie degli oggetti tendono a curvarsi verso destra. Quindi è esattamente lo stesso fenomeno. I bastoncini, l'acqua praticamente tende a girare incurvando la sua traiettoria verso destra. Inoltre ci fa vedere anche che quando solleva la bacinella l'acqua esce dal foro non più dritta come prima, ma si attorciglia perché appunto sta ruotando in senso orario, cioè ruota in senso orario dentro la bacinella e anche quando esce ruota in senso orario. Ora carica di nuovo tutto quanto e attraversa l'equatore e va una ventina di metri nell'emisfero sud. E qua di nuovo prepara l'esperimento, vediamo qua il cartello, stiamo una ventina di metri nell'emisfero sud. Appoggia la bacinella sul secchio, l'acqua intanto sta scendendo dal foro nel secchio e si vede che stavolta i bastoncini ruotano in senso antiorario, cioè l'acqua sta scendendo attraverso il foro ruotando in senso antiorario e noi sappiamo che nell'emisfero sud accade proprio questo, cioè gli oggetti deviano dalla traiettoria rettilinea e ruotano verso sinistra, cioè piegano verso sinistra. Infatti ci fa vedere anche che la bacinella, per usare un francesismo, diciamo che piscia l'acqua in modo che l'acqua si attorciglia. Vedete che anche in questo caso l'acqua non scende giù dritta, il filo d'acqua, ma scende giù arrotolato. Arrotolato stavolta nel senso contrario, anche se è impossibile distinguerlo.